Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo ed esclusivo video. Oggi insieme proveremo a scoprire quale straniero ha l'ama migliore da poter spacchettare. Sembra un po' una cantilena, come l'ho detto, scusatemi raga. Comunque, vi faccio già vedere, vi do già tutte le informazioni necessarie per guardare questo video. Allora, andremo a provare ovviamente quanti più stranieri possibili e proveremo ad aprire quanti più lama possibili appunto con ognuno di essi, cioè un lama con ogni straniero proveremo ad aprire ovviamente. Da quale partiremo? Partiremo ovviamente da quello che io uso come simbolo del mio canale, ovvero Jess Furia di Frammenti. Le considerazioni riguardo alla lama le faremo dopo in game, anche se potrei già farle, però preferisco farvele e facendovi vedere nel frattempo anche la clip. Vi anticipo già che io, allora, visto che nei video scorsi in cui facevo vedere più o meno come si farma, come farmo io, sotto forma di challenge, quello che volete, mi hanno commentato alcuni dicendomi: ma perché non usi apripista come bonus squadra? Raga, io uso archeologo, che anche lui, no? Oddio, non lo so. Anche lui, lei, è una apripista, semplicemente ha un'altra skin, era ottenibile tempo fa, non mi ricordo neanche quanto tempo fa, è nel negozio sempre. Ed è tale quale ha una apripista, cambia solamente la skin. Come secondo bonus invece andremo a utilizzare un tecnocombattente. Perché il tecnocombattente? Perché con il bonus statico che ci rilascia, il frammento di lama rilascia munizioni, richiede ovviamente lo straniero. E lo vedrete da solo in game, io lo uso da tantissimo, mi trovo strabene anche perché così non devo girare con mille viti nello zaino. Mi basta quando ho bisogno proprio di munizioni, metto questo set di eroi e lo vedrete da solo in game appunto. Così lama facciamo finta che rilascia più roba, no? Perché spacchettato così magari senza munizioni sembra totalmente vuoto. Ma passiamo al video vero e proprio, raga. Allora raga, ci siamo, ecco lama. Lancio un po' di difese così non mi rompono le scatole mentre lo spacco. Via, subito. Via questo. E questo. E questo. E quest'altro. Oh, avevo messo tutti i materiali a zero, raga. Avevo messo tutti i materiali a zero. Allora, abbiamo anche una bella efficiente qua. Non ho visto bene, 260 leggeri, 52 pompa, 40 cecchino. Un po' comunque le ho prese anche mentre lo spaccavo. Comunque, poi dalla clip si vedrà sicuramente meglio. Un po' di ossidata, lucide. Guardate, la roba sta ancora caricando. Un po' di roba ce l'ha data, ok. Niente male. Ora proviamo a vedere qualcos'altro. Ok ragazzi, siamo qua col mitico ora. Abbiamo già trovato il primo lama. Inizio già a lanciarmi le mie difese. Proviamolo subito insieme. Questo è l'eroe mitico, perciò quello più raro da trovare, diciamo, anche se non è proprio così. Devi tirare dietro sti mitici. A parte il soldato, io non l'ho ancora trovato, raga. Voi l'avete trovato il soldato mitico? Comunque, questo mi sembra tanto un lama tale quale la prima. Anche perché ero più o meno a 100 di legna, 100 di mattone. E abbiamo raggiunto più o meno la stessa quota, altri 100 e 100. Vediamo, qua c'è un altro lama. Se vogliamo avere la prova del 9 ne spacchiamo un altro. Per ora sempre ossidiana come minerale mi stanno dando, eh. Per ora sempre ossidiana. Un botto di colpi, di munizioni grazie a quell'eroe, raga, come potete vedere. Ancora ossidiana, polvere rossa. Le munizioni mi stanno proprio riempendo. E tutto sommato anche con questo eroe mi sembra molto simile al recuperatore che uso io di solito. Anzi, direi identico. Nessuna differenza con questo lama. Vabbè, vediamo i prossimi. Eccoci qua con Ragnarok, cari telespettatori. Non saprei cosa aspettarmi da questo lama. Vediamolo subito insieme. Meno male che l'ho trovato appena mi sono lanciato. 300, 300 e 200 di materiali, eh. Ricordiamocelo. 300, 300 e 200.
Sì, con Ragnar comunque riesco a spaccarlo a momenti. Vabbè, meno male che dura tanto ora il lama. E anche questo ci droppa ossidiana e addirittura polvere nera, ragazzi. Addirittura la polvere nera. Ricordiamo che polvere nera, polvere rossa, quella è la probabilità. Ovviamente se ne apre un altro potrebbe dropparmi la polvere rossa anche l'altro, tranquillamente. Allora, raga, eccoci qua col gesso archeologo. Ovviamente è una reskin dell'apripista. Mi sono anche svuotato i materiali, visto che mi sono ricordato. Io lancerei. Anche se c'era l'accampamento, mi sa che ho fatto una cazzata grandissima, raga. Comunque, sono curioso. Già polvere ossidata. Raggio solare! Anche raga, guardate. Il lama di Jess archeologo dà anche il raggio solare. Uno solo, però ce l'ha dato per il momento. Non male. Ecco un altro lama, raga, voglio fare la prova del 9 con questo eroe. Anche se comunque sapevo già che era l'eroe che aveva il lama migliore. Comunque, anche per i materiali. Li ho risvuotati così vediamo quanto ci dà un lama intero. A sto giro invece ci ha dato la scagliabuia. Esatto, la scagliabuia. Comunque buono che droppa anche i cristalli, eh. Assolutamente, raga. Se avete bisogno appunto del raggio solare, del cristallo di quarzo, allora il mio consiglio è usate l'apripista. Invece, negli altri casi. Beh, comunque il lama migliore per ora è questo. Abbiamo visto che droppa il raggio. Comunque all'ultimo colpo, se riesci a spaccarlo del tutto, il lama ti droppa il raggio. Comunque hanno aumentato anche la durata di ogni lama, quindi non dovrebbe essere più neanche un problema riuscire a spaccarlo tutto, anche essendo magari un po' a livelli bassi, no? Nessun problema. Allora, raga, mi sembra anche doveroso fare una prova con questo eroe, che fa parte dell'edizione limitata fondatore appunto dello straniero. Lo tenevate se sceglievate all'inizio lo straniero oppure scegliendo il pack completo da 100. Io direi che vale, cioè merita almeno anche lui di provare un lama, assolutamente. Vediamo cosa ci droppa lui. Magari se mi subisce il piccone, ok. Avevamo 150, 150 e 90 più o meno, poi non lo so, lo rivedremo insieme dalla clip, magari ho sbagliato, eh. Ossidiana, polvere nera, lucide, no. Ok, niente. Abbiamo appurato che è il lama migliore, purtroppo. Cioè, senza purtroppo, però anche sì, purtroppo. È quello appunto dell'apripista. Neanche quello dell'edizione limitata dello straniero ti riesce a dare i cristalli dal lama, incredibile, raga. Io propongo un cambiamento, propongo anche di creare un lama d'oro in mezzo alla mappa che ci droppi almeno robe più sostanziose, dai, non è possibile ottenere 100 e con l'eroe che proprio ti droppa di più ti dà 1 o 2 di raggio e 150 di materiali e 90 di metallo, cioè secondo me potrebbero fare molto di più, potrebbero nerfare molto di più la cosa, cioè assolutamente, in battaglia reale ti riempiono di materiali. Se fate il rapporto, no? 200 su 1000, in salvamondo ne puoi tenere 5000 e te ne danno 100. No. Dobbiamo assolutamente ribellarci, raga. Io direi che per il video di oggi è tutto. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella a tutti!